Buonasera. Siamo nell'hangar d'attracco. Dobbiamo andare all'esterno di Talos. Sono supri. Questo è il portello dell'escape pod. Usciamo. Prima di uscire mettiamo. Ci peduta. Ci serve la propulsione ARTX Gen 2. L'abbiamo. Dobbiamo mettere anche la schermatura termica che conferisce resistenza ai danni da fuoco. Togliamo agguato S6400 che aumenta la velocità di movimento furtivo e mettiamo la schermatura termica.
Togliamo il rilevatore di corallo. Lo rimettiamo, va. Salviamo. Usciamo. Rilevata microgravità. Dobbiamo andare al portello.
qua, a sinistra. Fuori veloce. Portello lì. Vai, 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 vai. Qui ci sono questi quattro mozzi rotondi di colore rosso. Li dobbiamo colpire con la chiave inglese. Quindi ce ne freghiamo dei nidi di cestoide, andiamo e colpiamo questi quattro mozzi. Uno. Due. E 4. Via. Ci fermiamo qui e torniamo all'escape pod. I mozzi erano lì, l'escape pod è lì, veloce. Andiamo a vedere gli obiettivi. Salviamo. Tentativo di fuga, fai saltare dall'esterno il portello dell'hangar d'attracco, attiva la sequenza di lancio manuale della capsula d'emergenza. Quindi dobbiamo adesso attivare la sequenza di lancio. Visualizziamolo sulla mappa. Hangar d'attracco. Abbiamo fatto questo così rapidamente perché fuori ci sono molti operatori militari che potevano colpirci e anche i nidi di cistoidi. Siamo rientrati nell'hangar di attracco. Salviamo.
Dobbiamo andare al livello 1 per attivare la sequenza. In questa posizione. Sul livello 1 ci siamo. Dobbiamo andare su allo shuttle di comando. Dobbiamo andare a comandi di lancio. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Contattare un ingegnere qualificato.
riparazioni. Scansione bersaglio, materiale alieno non rilevato. Potenziale minaccia, contatto. Di ricerca e recupero. Ricerca in corso. Attendere. Individuato. Nemico individuato. Attenzione. Integrità tutta danneggiata. Avvio rilascio operatore. Dobbiamo passare da queste scale per andare sul livello 1. Siamo qui. Ci spostiamo a sinistra. Richiesta di nuovo operatore. Qui. Operatore Black Box MCM9, pronto a lui. Allontanarsi, prego. Dritti così davanti a noi, in fondo. Qui. All'escape pod.
dritto così e a sinistra. Scendiamo le scale e andiamo al livello 1. Scendiamo le scale e poi a sinistra. Comandi di lancio. Apri il pannello. Ci spostiamo su controlli di lancio ausiliari. E lanciamo la capsula 2. Grazie Morgan, quello che ha fatto significa molto per me, nonostante Frank. Le sto trasmettendo la posizione di una cosa utile. Non sono riuscita a prenderla, ma potrebbe aiutarla. Abbiamo completato l'obiettivo tentativo di fuga. Emanuele ha lasciato qualcosa per noi. Salviamo in questa posizione. E ci ha lasciato la ricompensa a 59 metri. Vediamo l'obiettivo. Cerca ciò che Emanuele ha lasciato per te. Visualizziamolo sulla mappa. L'ha lasciato in questa posizione. Qui. Torniamo al riciclatore. Questo.
Torniamo al riciclatore. Saliamo le scale. Scendiamo qui così. Scendiamo qui così e prendiamo l'ascensore gravitazionale. Dritto davanti a noi. Giù a terra. Alla nostra sinistra. Saliamo le scale. A terra. In fondo ascensore gravitazionale. Scansione bersaglio, materiale alieno non rilevato. L'ascensore gravitazionale non è funzionante. Dobbiamo fare il giro che abbiamo fatto prima. Ok. Non si può prendere l'ascensore gravitazionale. Davanti a noi e poi a sinistra. La prendiamo questi. Questo. Giù a terra. Alla mia destra. No, non i bagni. Alla mia, dritto e poi a destra. Qui a destra. Thank you.
Dobbiamo tornare dove eravamo, eh? Giù, scendiamo al livello 1. Le scale dietro a me. Sono lì sopra. Alla mia destra. Attenzione bersaglio, materiale Daikun non rilevato. E siamo in posizione. Mettiamoci dietro, vediamo se se ne va. Avviso di sistema. Salviamo. Andiamo al riciclatore. Siamo dietro al riciclatore. Vediamo l'inventario. Ricicliamo. Altro. Non nascondetevi, sono programmato per assistere. Prendiamo i materiali. Varie riparazioni, contattare un ingegnere qualificato. Apriamo, entriamo a sinistra qui, in questo punto. Avviso di sistema, necessarie riparazioni, contattare un ingegnere qualificato. Entriamo nei meccanic facility. Ci mettiamo in questa posizione e salviamo. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Avviso di sistema, necessarie riparazioni, contattare un ingegnere qualificato. A
Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Contattare un ingegnere qualificato. Qui c'è lo spogliatoio. E troviamo Starbender 2. Il nemico del mio nemico è mio nemico. E lo leggiamo. Starbender libro 2, estratto del libro 2 della saga Starbender. Mentre lo scorticatore Mordrak si accasciava per terra di fronte a lei, Mercy si sgranchì le dita, eccetera, eccetera, eccetera. Salviamo la posizione. Adesso. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Contattare un ingegnere qualificato. Lì è la ricompensa. Dobbiamo fare una piattaforma che ci porta su, dove ci sono questi pannelli danneggiati.
Proviamo a salire qui. Lì sembra che ci sono i tubi e non si può passare. Qui c'è questo e non è possibile. La ricompensa è lì. Proviamo a passare da questa parte. Non possiamo alzarci in piedi. Perché c'è il soffitto. Siamo saliti. Dobbiamo andare lì dove è la ricompensa. Salutiamo.
No.
ci passa.
Esatto. Qui non passa. Qui casca giù. Ma guarda quanto è piccolo. Proprio non ci passa. Dobbiamo salire sopra, ma non riesco a capire come fare.
siamo. Prendiamo l'appunto. E prendiamo due neuromod. Spostiamoci su questi pannelli. C'è un appunto. Consegna urgente per la Terra. Consegna urgente per la Terra. Adesso possiamo salvare. Riscendiamo. Abbiamo completato la missione secondaria. Tentativo di fuga. Nascondiamo i completati. Salviamo. Entriamo nella stanza degli attrezzi. Questa cassetta. Avviso di sistema, necessari interazioni, contattare un ingegnere qualificato. Avviso di sistema, necessari riparazioni. Prendiamo questo componente. Ah! Oh.
Andiamo, pezzi di ricambio, bobina corrosa, pezzo di ricambio. Poi c'è il computer di Scott Parker con due mail da leggere. File utilità. Attiviamo gli ascensori gravitazionali. Lasciamo la stanza. Avviso di sistema. Necessarie riparazioni. Contattare un ingegnere qualificato. Avviso di sistema. Necessarie riparazioni. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Contattare un ingegnere qualificato. Entriamo qui. Vediamo dov'è l'assemblatore.
Prendiamo delle cartucce per il fucile a pompa. Usciamo dalla stanza. Usciamo dalle strutture meccaniche. Prendi questo. Avviso di sistema. Necessarie riparazioni. Contattare un ingegnere qualificato. Necessarie riparazioni. Andiamo avanti dove c'è quel filo elettrico a terra. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Contattare un avviso di sistema, necessarie riparazioni. Andiamo di qua, a sinistra. Verso la capsula di rifornimento, quella. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Ci sono due contenitori. Uno e due. Là dove c'è quella, la paravia rotta. Zona contrassegnata, riprendere. Avviso di sistema, necessarie riparazioni. Contattare un ingegnere qualificato. Oh, oh, sta venendo qua. Thank you.
Viene verso di noi. Ok, se n'è andato, bene. Procedo. Andiamo sul lato destro di questa. Qui, dove c'è la porta aperta, saliamo sopra le casse. Troviamo il cadavere di Anastasia Uriegas. Prendiamo questa buccia di banana e il progetto di assemblaggio della pistola stordente. Dovrebbe essere un altro componente. No. Pare di no. Adesso andiamo dove abbiamo visto la pistola, dico la barriera rotta. Dobbiamo scendere lontano, sotto c'è un altro cadavere. C'è il cadavere di Lloyd Thompson. Scendere lontano dalle radiazioni. Pattuglia, obiettivo distrutto, chiudo. Scombro. C'è un operatore militare qui nascosto. Bloccato però. Autorizzazione a Sierra e Delta. Possibile nemico su contatto visivo. Laser attivi, nessun contatto. Eccolo lì. Annullamento di sistema. Dimostratevi
fornire assistenza. Setacciare la zona significa angoli d'attacco. Ricerca di contatti nemici. Se siete personale Transtar, calmatevi. Sono un operatore di recupero. Chip Duda, mettiamo la schermatura radioattiva. La propulsione ARTX Gen 2 la leviamo. Sensibilità massima. Ricerca infruttuosa. Zona contrassegnata. Riprendere. Interrompe. Segnale sospeso. Attenzione. Rilevato avvelenamento da radiazioni. Cercare assistenza medica. Affinché possa fornire assistenza. Ricerca di contatti nemici. Usiamo un antirad. Torniamo su per le scale, così ci fermiamo qui e salviamo. Andiamo all'ascensore gravitazionale.
Vediamo se passando dall'ascensore gravitazionale possiamo arrivare a quest'altro. In fondo e poi a sinistra. In fondo a sinistra. Entra. Tom Woods. Prendiamo l'ascensore che va alla tower. Ce l'abbiamo proprio di fronte. Se siete nemico individuato, nemico individuato! Andato giù, Eliminazione autorizzata. Entriamo nell'ufficio di Mia. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere.
Prendiamo il DCA. Andiamo al computer di Mia. Lo apriamo. Leggiamo queste tre email. Tagliata fuori. Rifornimenti. E vetrate. Andiamo alla cassaforte e lagheriamo. Non abbiamo il codice. Prendiamo un trasmettitore e due neuromod. Usciamo dall'ufficio. Dobbiamo andare su quella piattaforma. Rimettiamo la RTX Gen 2. Togliamo la schermatura radioattiva. Propulsione. Dobbiamo saltare di là. Autorizzazione a Sierra e Delta.
A tutte le unità. Prepariamoci per combattere anche. Zona contrassegnata, riprendere. Potenziale in ingaggio. Prendiamo le cartucce per fucile, la pompa. Richiesta di nuovo operatore. Blocchiamo. Oh! No, non ho fatto in tempo, cazzo. Se siete... Blocca. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Registro di volo di Scott Parker. Interrompe. Oh, oh. Segnale sospetto. Vi contatto. Di nuovo operatore. Nils, dove sei? Alle capsule d'emergenza. Puoi raggiungerci? No, abbiamo disattivato gli ascensori per impedire a quelle cose di raggiungere la sala comando. Beh, tanto siamo bloccati qui. Non riusciamo ad aprire le capsule. Non capisco. Continuerò a inviare richieste di aiuto ai computer della sicurezza. Forse prima o poi qualcuno le noterà. Sì. Forse. Programma di volo dei volontari.
estendiamo il condotto di lancio. Eccolo, si sta sollevando. Torniamo all'ascensore gravitazionale e scendiamo. Andiamo su chip peduta. DCA permette di danneggiare un nemico o un alleato cadendogli addosso. Ce l'avevamo. Eccolo. Torniamo all'ascensore gravitazionale e scendiamo. Vediamo se abbiamo la RTX. Sì. Ci avviciniamo e saltiamo di là. Scendiamo. A tutte le unità, notificare e autenticare.
Perimetro sicuro, riprendere. Lì c'è un altro. Dobbiamo entrare in information bot. Prendiamo quello che possiamo prendere qui. Prendi il kit balistico. Vediamo qui. Mappa dell'area. Equipaggio. Frank Jones. Frank Jones è al sicuro. Emanuela De Silva. Un trauma center. Eccolo, 1 e 2.
Quello è al sicuro. Questo è il centro traumi. Manuela De Silva. Anche al sicuro.
Dobbiamo entrare nella navetta. Questo sale, eh? Dobbiamo andare qui. Sul livello 2. Thank you.
contattare un ingegnere qualificato. Necessarie riparazioni. Entriamo nella navetta. Avviso di sistema. Necessario. Blocca. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Mangia. Thank you.